Del maestro Carlo Olmo, al quale ovviamente chiediamo un'opinione sulla giornata di oggi. Beh sì, è una giornata ottima, una grande sportività, grandi atleti provenienti da ben 10 nazioni, una grande formazione quella italiana, fra cui anche atleti di Vercelli che si sono distinti, una splendida organizzazione in questa bellissima cornice che è Pisa, ed è anche questo un trampolino di lancio per un grande evento che tutti stanno aspettando con veramente ansia da tutto il mondo, e che sono i campionati del mondo che ci saranno a Vercelli nel 2013. Uno sforzo enorme di organizzazione fra circa una quarantina di federazioni mondiali, fra cui primeggia ovviamente la PVK, che è lo spirito organizzatore, e ovviamente speriamo di riuscire a coinvolgere paesi come la Cina e oggi possiamo dire come gli Stati Uniti, perché grazie a questo gemellaggio con la ICMAC del gran maestro Nick Scrima, sicuramente questo è un ulteriore mosaico, un tassello del mosaico che si aggiunge per rendere questi campionati del mondo sicuramente una novità, un successo e un evento, potremmo dire, olimpico. Possiamo chiedere, così tanto per curiosità, Vercelli come si preparerà per questo mega evento, perché insomma si sta preparando con evidente anticipo. Certo, proprio in questi giorni sono in corso delle riunioni, delle conferenze di servizio fra l'amministrazione comunale e la regione Piemonte, perché la provincia dovrà fare un'elezione il prossimo anno. Proprio le conferenze di servizi per la organizzazione, soprattutto logistica, per quanto riguarda i trasporti, gli alberghi, le strutture, verranno vincolati più di 10 palazzetti dello sport, il teatro, lo stadio comunale di calcio per la cerimonia inaugurale, e quindi un insieme di infrastrutture che rilanceranno sicuramente Vercelli e porteranno una ricaduta anche economica sul territorio. Quindi sono quegli eventi sportivi che non sono poi solo sportivi, ma anche culturali, sociali e di grande impatto per la comunità. Allora maestro, dobbiamo soltanto dirgli innanzitutto auguri e poi buon lavoro. Grazie, ne abbiamo proprio bisogno. Grazie ancora. Mi trovo in compagnia ancora una volta di Max Nascente, siamo quasi al termine di questa seconda giornata e abbiamo l'onore e anche il piacere, devo dire, di mostrare al pubblico della Confu Television il maestro Fragale di Pisa, che insomma comunque è un volto noto, notissimo. Intanto benvenuto. Grazie, benvenuti a voi e benvenuti a voi a Pisa, naturalmente al Palazzetto dello Sport, a questa grande manifestazione. La manifestazione delle arti marziali, del Kung Fu, della PVKA, voluta ed organizzata da Max Nascente, è stata inserita all'interno di una manifestazione più ampia che è Pisa abbraccia lo sport, che quest'anno durerà oltre un mese. È cominciata infatti il 13 di novembre e terminerà il 19 dicembre. Appunto abbiamo riservato l'apertura, l'onore dell'apertura di questa manifestazione al Kung Fu con il maestro Max. Pisana incontriamo un altro amico della Kung Fu Television, avevamo già avuto modo di conoscerlo, il maestro Di Mauro Herman. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora Herman, noi abbiamo saputo che tu hai ricevuto un riconoscimento importante a livello mondiale, ce ne parli un po'? Sì, proprio a maggio ci sono stati tre giorni, 29, 30 marzo, aprile e primo maggio. A Rimini si è svolto al 105 Stadium una grandiosa manifestazione, la Coppa del Mondo della Combat League, una lega professionale di combattimenti, e riguarda sia il Sanda cinese che la kickbox e la Thai box, e io ho ottenuto un bel risultato, uno dei più importanti della mia carriera agonistica, cioè sono riuscito a vincere la Coppa del Mondo di Sanda, tra l'altro nella categoria professionisti, combattendo sul ring su 3 round da 3 minuti, senza corpetto protettivo, e quindi devo dire è stata un'esperienza bella, dura, e io ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare a questo livello,
tra cui anche un pugile professionista che mi ha seguito per molti mesi, Aldo Nicchi, ex campione del mondo di Mediterraneo, che mi è stato dietro fino al momento dell'incontro e dopo. E diamo il benvenuto a questo ragazzo che arriva dalla Sicilia, da Caltagirone, Francesco Chiaramonte, che ieri ha ottenuto un bel successo, un secondo posto in quale categoria? Buonasera, ciao a tutti. Io ieri fortunatamente sono riuscito a qualificarmi secondo nella categoria Mani Nuti Stili del Sud, presentando una forma del Chalaifat, una forma superiore della palma del Buddha, il Fat Jonquen. Ovviamente partecipare vuol dire ambizione a vincere. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma non bisogna demordere. Alla fine un secondo posto è pur sempre qualcosa. Qua a Pisa, che ieri hanno gareggiato, quindi insomma sono state protagoniste. Un saluto va assolutamente alla Kung Fu Television, che voi conoscete molto bene in quanto appunto siete allieve di Max Nascente. Sì, a noi piace questa trasmissione perché ne facciamo parte e ci piace molto. Com'è andata ieri, ragazze? Diciamo abbastanza bene, sì. Eravamo molto emozionate, però poi è andato bene. Dai. Ma raccontateci qualcosa di più. Ma niente, diciamo che all'inizio ci siamo scardate, poi abbiamo aiutato a montare tutto l'allestimento e poi vabbè, qualche piccolo errore perché comunque è sempre la prima volta e quindi... Beh, insomma, c'è da dire anche che quando si gioca in casa comunque si sente anche l'evento un po' nostro, quindi oggi era davvero una manifestazione molto importante, però sì, anche modo così di conoscere un sacco di atleti da tutto il resto d'Europa, giusto? Sì, anche belli. Anche belli, perché... Ma no, spiegatecela sta cosa. No, cioè noi siccome avevamo i camerini e quindi si vedeva passare ragazzi, facevano allenamenti senza maglia, quindi bella cosa. Quindi viva questa giornata. So this is the president of the team PWKA in France, and we really like this competition, and the country is beautiful. We enjoy to come here, and in next June, there is a competition in Paris, because we came to Paris from Paris and Lyon. So there is a manifestation in Paris in June, the 5 June. I love you, Italy. I love you, Italy. Salut. Alors, bonjour les Pise. Donc nous avons apprécié le séjour et la compétition était magnifique. Hein. Hein? Donc on espère que les Italiens viendront à Paris au mois de juin pour la...